si possono definire carenze di enrichment, soprattutto relativi alla sfera sociale. Il dog enrichment è non solo utile, ma direi fondamentale. Hello everyone, welcome to the first gapos interview. We have a special guest today. His name is Marco Chiaro. So, let's get started. Hello Hi Marco, can you do a brief introduction of yourself? Mi chiamo Marco Chiaro, sono un educatore cinofilo e istruttore di diverse discipline sportive. Sono anche docente in diversi corsi di formazione per educatori e istruttori e ho fondato la scuola Relio Academy, che ha una sua filosofia, cioè il proporre e insegnare. Eh, ai proprietari di cani a fare nel modo corretto e nel modo utile eh, attività, giochi e sport con i propri cani. So I think that we can start our interview. So, first question: what is the dog enrichment? Il dog enrichment eh, consiste nel fornire al cane attività a cui il cane vuole partecipare attivamente attività che il cane gradisce, che soddisfano i bisogni primari del cane. Naturalmente tutto questo senza mettere a rischio la sua sicurezza, la sua salute e naturalmente senza mettere in pericolo lui ma anche gli altri. Oltre a proporre ai cani attività interessanti e stimolanti e che li impegnano dal punto di vista fisico e mentale, il dog enrichment è non solo utile, ma direi fondamentale per costruire, mantenere e rafforzare la relazione fra cane e umano. Ok, second question. Why do you think it is useful to practice the dog enrichment, uh, for example, the sensory activities? Beh, il cane eh, vive prevalentemente in un mondo sensoriale olfattivo così come noi al contrario viviamo in un mondo sensoriale prevalentemente visivo. Nelle passeggiate quotidiane, nelle sgambate in area cani eh, che noi facciamo con il nostro cane, il cane può soddisfare parzialmente il proprio bisogno di recepire informazioni attraverso l'olfatto. Però noi possiamo fare di più. Possiamo proporre al nostro cane attività dalle più semplici alle più complesse, che lo vedano impegnato nell'uso dell'olfatto per raggiungere degli obiettivi ben precisi e da noi definiti. Great Marco. So, third question. Why do you think is it useful to practice the social and physical dog enrichment activities? Beh, allora, il cane eh, che animale è? Eh, discende dal lupo. Eh, il lupo è un predatore sociale. E quindi il cane discende da un predatore sociale e un predatore sociale anche se addomesticato. Queste due definizioni predatore e sociale mettono in primo piano due bisogni importanti per il lupo e per il cane: l'attività dinamica e quella sociale. E così come ho detto prima in merito all'attività olfattiva, anche in quelle dinamiche e sociali è fondamentale e utile proporre attività strutturate che definiscano obiettivi ben precisi e quindi impegnino maggiormente e con grande soddisfazione il cane eh, andando ad agire sull'aspetto della socialità e della collaborazione. So, Marco, have you ever seen unexpected behaviors on dogs? Uh, for example, this behaviors could be related to the low socialization between the owner and dog. Certamente, il mancato o insufficiente soddisfacimento dei bisogni del cane porta il cane stesso a mettere in atto atteggiamenti sostitutivi che quasi sempre non coincidono con quelli da noi desiderati, ma ancora peggio non portano neanche giovamento al cane stesso. La mancanza di un'adeguata attività e di un adeguato equilibrio delle attività e di un'adeguata attività di collaborazione con il proprio partner umano porta a quelli che con una certa superficialità vengono spesso definiti genericamente problemi comportamentali, che invece nella quasi totalità dei casi si possono definire carenze di enrichment. Soprattutto relativi alla sfera sociale. So do you think that um, we have particular situation in the dogs where the enrichment can be, can be helpful? Beh, detto che l'enrichment è di aiuto sempre, diventa evidente che lo è maggiormente per aiutare il cane a superare momenti e situazioni particolari. Ma in che modo? Eh, il soddisfacimento dei bisogni attraverso i vari tipi di enrichment danno al cane sicurezza e autostima e, e ciò consente ai cani di affrontare e superare con maggiore facilità questi momenti particolari e difficili. Eh, o, oltre a questo aspetto che va a dare al cane quelle sicurezze eh, utili, eh, anche semplicemente proporre un tipo di attività dinamica oppure olfattiva immediatamente prima dell'evento particolare, può portare a una, diciamo, stanchezza che minimizza il successivo impatto negativo di questa uh, situazione particolare. Un'attività come la regio obedience uh, può aiutare il cane ad affrontare un percorso cittadino, cioè una passeggiata in città oppure una passeggiata nel centro commerciale, uh, come un gioco quel gioco che ha conosciuto attraverso la pratica della rally obedience che la rally obedience rappresenta quindi già So you are an expert of the sensory dog enrichment uh, especially in the olfactory activities. Would you like to tell us your favorite activities that you love to do with your dogs and in which way these activities were helpful to to help the humans. Fondamentalmente ci sono due tipi di attività olfattiva che il cane mette in pratica quella che il cane fa in autonomia e quella che il cane fa in collaborazione con il proprio partner umano. Eh, in merito al primo tipo, sottopongo spesso ai cani, ai miei cani e suggerisco ai miei allievi, quello che io ho chiamato, ho definito pasto dinamico. Invece di fornire le crocchette in un'unica somministrazione dentro la ciotola, le suddivido in diversi mucchietti, magari le metto in diverse ciotole che nascondo eh, per casa o meglio ancora se possibile se uno ce l'ha eh, in giardino. Eh, a un segnale convenuto e, e insegnato già precedentemente al cane, eh, il cane partirà alla ricerca del suo pasto e qui si nota eh, che quello che piace veramente al cane non è il cibo in sé né la consumazione ma proprio l'atto della ricerca. Questo è dimostrato dal fatto che eh, a volte succede che mh, il cane, non una volta trovato il mucchietto, la ciotola di cibo, non la consuma interamente, ma eh, parte con grande motivazione alla ricerca del mucchietto della ciotola successiva. Secondo tipo di attività, eh, che prevede una più stretta collaborazione fra cane e umano, eh, è quella che prediligo: propongo spesso ai miei allievi la ricerca di un oggetto. In un gioco di questo genere, non dobbiamo certo insegnare al cane come usare il proprio naso, ma dobbiamo spiegargli quali sono le regole del gioco, l'obiettivo del gioco e dare la giusta motivazione affinché il cane faccia volentieri questo gioco con noi. Determino quindi l'obiettivo finale, per esempio, trovare un oggetto generico nascosto in un'area di grandezza 50 metri per 50 metri. Afferrarlo con la bocca e riportarlo al conduttore. Uh -huh. Definito il gioco e le regole del gioco, pianifico gli step progressivi di insegnamento. Eh, per esempio, inizio con un oggetto che piace molto al cane, non un oggetto generico, oppure eh, utilizzo del cibo chiuso in un astuccio, uh -huh. in modo tale che non sia direttamente accessibile. E lo nascondo in una zona di dimensioni minori a quelle poi previste dall'obiettivo finale. In questo caso, al piacere che il cane prova nella ricerca in sé, aggiungo il piacere della collaborazione. Cioè, vado ad agire sull'aspetto sociale collaborativo del cane, che è quell'aspetto che rende il cane diverso ogni, da ogni altro animale e che ha, gli ha permesso di diventare il nostro migliore compagno appartenente a una specie diversa. Per rispondere alla seconda domanda, eh, il gioco in collaborazione dove il partner umano ha il compito di insegnare con una corretta comunicazione il gioco al partner cane porta l'umano eh, a capire meglio il proprio cane all'interno della sfera sensitiva, in questo caso dell'olfatto. Eh, che è propria del cane ed è strana all'uomo, creando quindi un ponte che va a unire questi due mondi che apparentemente sono separati. E anche per gli umani uguale, cioè tipo per me quando vado al supermercato sono molto emozionato e poi quando invece mangio, sì, sono emozionato. Ah, assolutamente, mio... assolutamente sì. <ride> Ma <ride> Penso è, in, realtà, in realtà su questo, allora il cane è un predatore, prova piacere nella ricerca. L'uomo è un raccoglitore, prova piacere andare a raccogliere e sul fatto che l'uomo è raccoglitore e vengono costruiti i supermercati su questo, sul piacere di andare a raccogliere e quindi l'esposizione in un certo modo dei prodotti attiva maggiormente questa nostra predisposizione. Quindi tutto il, il, il concetto che, che, di marketing che si basa sul... L'acquisto all'interno dei, super, dei supermercati sì, sì. Eh, si basa su questo, così come il gioco che ho descritto prima si basa sul, invece sull'aspetto della predazione, è vero, eh. almeno ci rendono felici. Eh. In qualche modo. Eh, sì. Secondo me è un errore comune che fanno le persone a mettere il cibo disponibile, perché in natura, comunque, non, non troverebbe mai il cane, il cibo così disponibile senza. Tra l'altro, ho appena letto ieri eh, proprio questa cosa qua, roba che io chiamo pasto dinamico. Eh, ma qua eh, io ho fatto un corso, forse te ne parlavo già con De Asse che è un veterinario eh, e, e lui in, in merito a questo eh, faceva la domanda no, quanto tempo ci metti a mangiare? E uno risponde no, dieci, mangio veloce dieci minuti, mangio piano mezz'ora e lui invece diceva no, tu vai, ti alzi al mattino, vai a lavorare, lavori, guadagni i soldi, vai al supermercato, fai la spesa, vai a casa. Cucini e mangi. Tutto è corretto, cioè eh, per, per arrivare a quello fai una serie di attività. Al cane, quando proponiamo direttamente la ciotola, eh, gli facciamo fare attività di 10 secondi, e quindi per quanto poco possa essere il pasto dinamico che ho descritto prima, eh, eh, sempre, sempre meglio è. Eh, Meglio ancora sarebbe suddividere tutto il pasto nelle varie attività che eventualmente andiamo a proporre laddove andiamo a rinforzarle con il cibo. E Quindi fare i pasti in questo modo e poi proporre giochi e dare il pasto, continuare a dare il pasto in questo modo. È diciamo, il modo primario con cui ho scoperto il dog enrichment. Ed effettivamente è utile perché hai mille modi per dare il cibo in maniera diversa e in modo tale che il cane lo, lo guadagni, cioè quindi lo senta suo, che abbia effettuato effettivamente la, la predazione e quindi se lo, se lo è guadagnato. Lo stesso cibo quando io lo do a, al pasto, il cane ha già imparato il gioco, quindi sa che deve andare a cercare, trova. Mangia tre crocchette, ma poi le lascia lì per correre la ricerca, poi ritorna dopo a finirle. Ma anche se è il suo pasto, e quindi è 12 ore che non mangia, è, è molto più stimolato dalla ricerca. Ma lo stesso lupo non parte in caccia perché dico ho fame, devo andare a fare la spesa. L'attivazione che lo porta ad andare a caccia, il drive che lo porta ad andare a caccia. È il drive della, della caccia, della predazione, della ricerca, della predazione e dell'uccisione. Ma è questo drive che di conseguenza porta poi a consumare e gli permette di sopravvivere. Il concetto, devo mangiare se no muoio di fame, vado a cercare perché mi piace, vado a cercare la preda perché mi piace. Pazzesco, <ride> no, è, bello, è bello fare queste similitudini perché secondo me molte persone prendono un cane ed effettivamente non si fanno mai queste domande. La, la natura del cane, di cosa ha bisogno. È un po' come avere un bambino e, e non sapere di cosa ha bisogno il bambino. Cioè, effettivamente lo cresci lo stesso il bambino, lo cresci magari anche bene. però puoi fare di meglio. So, I know that you started this uh, new activity called puller. Uh, it's basically a physical enrichment. So, Can you tell us more about the puller? Uh, il puller è un gioco molto semplice e allo stesso tempo ricco di opportunità. Si tratta di un anello, disponibile in varie dimensioni, eh, fatto di un materiale plastico particolare studiato appositamente affinché non sia né troppo duro né troppo morbido alla presa del cane. Si possono fare fondamentalmente tre giochi. Il running cioè il puller viene lanciato e fatto rotolare eh, e il cane in un gesto di predazione lo deve rincorrere ed afferrare. Oppure il pulling, tira e molla, quindi dove andiamo ad attivare la competitività e combattività, e il jumping, eh, cioè il conduttore propone il puller in modo tale che il cane lo vada a afferrare con un piccolo balzo. La caratteristica eh, fondamentale, importante, è che si gioca sempre con una coppia di puller. Infatti, vengono proprio venduti a coppia. Eh, perché in ognuno dei tre giochi che ho descritto prima, avviene sempre uno scambio che a me piace insegnare che avvenga eh, senza segnale, senza il segnale lascia. Apro una parentesi. Io non uso mai la parola comando, ma la parola segnale. Perché io vedo non una, una gerarchia, io comando e tu cane obbedisci ma una collaborazione. E quindi dicevo: eh, mi piace che questo eh, scambio avvenga senza segnale, ma spontaneamente. Perché ciò avvenga, il gioco dovrà essere proposto in modo tale che il cane non giocherà con il puller ma giocherà con il proprio partner umano attraverso il puller. La combinazione fra aspetto dinamico e collaborativo, la fluttuazione dello stato di eccitazione del cane, che è alto nella fase di predazione o di competizione, più basso invece nel momento della condivisione, rende questo gioco estremamente interessante, completo, molto utile ah, l'attenzione che bisogna porre sul materiale con cui si gioca con il cane e ehm, la sicurezza per il cane no? eh, penso per esempio a giocare con i frisbee al disc dog ecco bisogna eh, giocarci con i frisbee appositi perché sono fatti in modo da non essere dannosi per il cane mentre può essere pericoloso e dannoso per il cane giocare con il frisbee umano e quindi bisogna avere attenzione in questo senso. No? Per questo, che proprio chi la, il creatore del puller eh, ci ha proprio ragionato. E, e lui è partito che aveva un cane molossoide importante uh -huh. e giocava con i copertoni delle ruote. Vedeva questa forma eh, ideale per questo tipo di gioco, e poi da lì ha, ha, ha affinato il pensiero. Eh, sia per quanto riguarda le dimensioni e per quanto riguarda il tipo di materiale quindi è meglio eh, comprarlo già diciamo quello professionale che tanto immagino non costi moltissimo no, e... fra poco avremo un problema i puller sono prodotti in Ucraina la ditta Coll oh, okay. il puller è stato inventato da un, un ucraino come, come e... si chiama l'inventore tra l'altro? Sergei Shkolt per quanto riguarda il pull originale, bisognerà attendere che riprenda la produzione. Speriamo che finisca tutto presto e, e si torni Speriamo. alla normalità. Speriamo di sì, peraltro. Adesso c'è un po' un accenno alla normalità da parte di Varvara e Sergei, no? le due persone con cui sono in contatto perché sono riuscite a spostarsi in una zona più sicura. Adesso si stanno attivando all'interno dell'Ucraina per dare aiuti ai cani che si trovano. In difficoltà, quindi partono forniture di alimenti per le zone dove non riescono più ad arrivare. Beh, chiunque ci ascolta, se vuole maggiori informazioni su un co sul corso, diciamo per, per il puller, contatti me, che poi metto in contatto con con Marco eh, o direttamente con Marco. Lascio, lascio giù tutte le informazioni per contattare Marco. E, e speriamo che, ovviamente, riparta presto tutto. Ma, ma invece, ho una domanda. Eh, pa particolare. Il, il cane, eh, ci sono razze che si legano a più persone? Ci sono razze che si legano a una sola persona? O in generale i cani si legano a tutta la famiglia? Oppure hanno sempre un riferimento? Sicuramente ci sono delle differenze che derivano da selezione di razza e, e differenze che derivano dal carattere individuale. Eh, I cani selezionati per fare delle attività specifiche di collaborazione, come può essere il cane da pastore, come può essere il cane da ferma che lavora in simbiosi con il cacciatore, anche se di meno, è più predisposto a avere un unico punto di riferimento rispetto uh, ad altri cani. Al di là della selezione di razza, dipende, come dicevo, sicuramente dalla caratteristica individuale ma dipende anche poi da, dall'aspetto ambientale, cioè dall'aspetto dell'educazione, dall'aspetto di come è cresciuto nella famiglia, da come mh, si sviluppano i rapporti all'interno della famiglia. Sicuramente alcune razze sono più predisposte a essere più legate a, al singolo riferimento umano. Sono stati fatti degli esperimenti scientifici per comparare lupo e cane. Mm -hmm. eh, e dove, a fronte di un, un problema da risolvere, eh, il lupo eh, cerca in continuazione di trovare la soluzione da solo, mentre mm -hmm. il cane, dopo qualche tentativo, cerca l'aiuto dell'uomo. Grazie per queste escursioni da, dal normale. Ok, Marco, you are known to be a, the rally obedience expert in Italy. So, can you talk us about the rally obedience? Allora, la Regli Obedience è la prima disciplina cinofila sportiva che fin dalla sua nascita pone come obiettivo non la performance e il risultato, ma il benessere del cane e il rafforzamento della relazione fra il cane e l'umano. Infatti, a me piace definirla più che disciplina sportiva un'attività ludica ed educativa. In che cosa consiste? Molto brevemente, eh, il binomio affronta un percorso eh, procedendo in condotta, cioè il cane cammina a fianco del conduttore e, e deve eseguire degli esercizi che sono proposti da cartelli che si incontrano appunto durante il percorso stesso. Ciò che differenzia la Rally Obedience dalla maggior parte delle altre discipline cinofile sportive, è proprio il regolamento. Quegli aspetti di rispetto del cane e di relazione sono scritti in nero su bianco sul regolamento. Sono insegnati dagli istruttori che sono formati anche in questo senso e non solo dal punto di vista tecnico e sono fatti rispettare dal giudice, quindi non sono solo parole, ma sono fatti. La benedivia rappresenta sicuramente un enrichment sociale perché l'aspetto della socialità fra cane e uomo viene enfatizzato. La relubinis è il gioco dove l'umano chiede al cane, dietro un segnale di richiesta, di mettere in atto dei comportamenti per i quali di per sé, almeno apparentemente, il cane non dovrebbe trovarvi motivazione. Ma se invece si va a fare leva proprio sulla principale motivazione del cane, cioè quella sociale collaborativa, appunto. Eh, queste richieste, invece, diventano motivate e motivanti. Eh, appunto, quando tali richieste si riferiscono alla collaborazione e non all'imposizione, emerge prepotentemente l'aspetto sociale. La performance, eh, cioè l'esecuzione del comportamento richiesto dal gioco, non è l'obiettivo ma diventa la conseguenza del piacere di relazionarsi e di comunicare, di insegnare e di imparare. Quando nacque l'agility, eh, era il primo sport che nasceva un po' eh, distaccato dalle attività che fino a quel momento c'erano, che erano legate ai cani da lavoro, eh, mm. quindi attività di, le prove di utilità e difesa, oltre alle prove di caccia. Eh, quindi i primi cani che fecero Agility erano i cani che arrivavano da quelle prove, quindi erano molti pastori tedeschi. Ci sono dei filmati eh, del 90, delle prime gare di Agility, che ci sono quasi solo e esclusivamente pastori tedeschi. Nel momento in cui poi eh, l'Agility ha avuto un'evoluzione, eh, si sono andati a cercare cani che avessero la fisicità per mettere in evidenza questa specializzazione e, e il cane, la razza che si è rivelata più adatta e eh, per caratteristica fisica e per caratteristica mentale è il Border Colli, il cane che va per la maggiore in agility, sì sì, ma perché in realtà eh, un percorso di agility presenta la grande caratteristica della dinamicità, ma c'è un forte eh, elemento di collaborazione, perché comunque il conduttore guida a distanza non solo con la voce, ma anche con il suo movimento il percorso. Un percorso di agility è fatto in modo tale che il cane si può trovare di fronte a due stimoli contemporaneamente, due salti. Ma il percorso dice tu devi saltare questo, non devi saltare quest'altro. E chi dice al cane salta questo e non quest'altro è il conduttore attraverso una comunicazione che passa dalla voce, ma soprattutto dal movimento stesso del conduttore e dalla gestualità della posizione del conduttore. Basta una spalla, un girata un po' più così o un po' più così per far sbagliare il, il percorso al cane. Quindi da questo punto di vista in realtà è molto affascinante perché unisce la dinamicità alla eh, collaborazione e alla comunicazione. Il problema eh, di uno sport come l'agility, che è il problema di tutti gli sport, anche solo umani, che diventano molto famosi e molto importanti, è che que questo successo porta inevitabilmente a andare a dare maggiore importanza all'aspetto competitivo-agonistico, andando. Purtroppo, non sempre, per carità, non, sempre, non voglio dire che sia sempre così, ma è più facile andare a trascurare il benessere del cane e a focalizzarsi sulla performance e sul um, risultato. Non è invece la filosofia della radio Però, anche per la radio non viene gratis questa cosa, come, come ho spiegato, ci vuole il costante impegno degli istruttori, di chi forma gli istruttori, dei giudici a rimanere sulla strada giusta. Eh, perché si potrebbe facilmente deragliare da questa strada. Quindi ci deve essere una volontà e un'applicazione concreta di questa volontà. E questo è spettacolare il, il discorso che... Qualunque, sì, uno lo chiama magari sport cinofilo, però in realtà è effettivamente un gioco dal punto di vista del cane, cioè l'uomo può essere competitivo quanto chiede, ma dal punto di vista del cane stanno giocando, stanno facendo un'attività insieme. Non, non sta sì. cercando di battere il record di un altro cane come magari l'umano quando corre ha in mente, cioè il cane, non ha un record, un altro record in mente. Ha solo la sua performance col suo padrone. Per il cane. Non è mai sport e gioco, oppure se lo sport è proposto. In un modo non corretto, un qualcosa di negativo perché è un'imposizione. Fa perché è obbligato con determinati modi. Non lo è mai sport, è nella nostra idea. Il discorso competitivo. Magari alcune persone pensano che il cane è competitivo come l'uomo: nel senso, lui si diverte, lui sta giocando. So, Marco, you are an expert of dog sports. Can you talk us about that? Pensando a come far vivere nel modo migliore la vita, la famiglia umani-cane, eh, io ho in mente tre parole: attività, gioco, sport. Al cane dobbiamo far fare attività, le attività giuste nel modo corretto, e le dobbiamo fare insieme. L'attività si può affinare all'interno di un gioco più strutturato, che ha delle regole precise. Il seguire queste regole stimola l'umano a perfezionare la comunicazione per insegnare al meglio i comportamenti previsti dal gioco. Il gioco strutturato, inserito in un contesto di gare e di campionati, diventa sporcinofilo. Ma se la coppia è arrivata alla pratica dello sport percorrendo questa strada, l'attività, l'attività strutturata in un gioco strutturato, il piacere di relazionarsi e di comunicare, e strada che parte dal pensare al benessere del cane, anzi al benessere del binomio stesso, ecco tutto questo fa sì che fare sport non solo è bello, ma è anche utile, perché è l'espressione ultima del dog enrichment. Faccio questo esempio quando... Per esempio parlo della Reglie Obedience. Prendo l'esercizio più semplice della Reglie Obedience. Il binomio è in condotta, il conduttore si ferma e chiede al cane di sedersi. L'obiettivo è che il cane si sieda al primo segnale che il conduttore ha, si sieda dritto e si sieda vicino al conduttore. Date queste tre regole, io mi impegno a un insegnamento che mi porti al rispetto di queste tre regole, che se non ci fossero, eh, mi limiterei a chiedere al cane di sedersi e il cane si siede quando vuole e come vuole. Ma non è questo il punto: non è che a me interessa che il cane si debba sedere così, è il gioco, è il gioco che chiede questo, e allora il seguire l'obiettivo di questo gioco. Mi eh, stimola ad avere una comunicazione precisa, che diventa divertente anche per il cane. Ma è chiaro che se io lo faccio in questo modo è divertente, se invece ti devi sedere dritto perché dobbiamo vincere la gara, diventa un altro discorso. E questo è il punto. L'istruttore ha il compito di incanalare l'allievo umano, in questo caso, perché lui è il punto di riferimento, sulla strada giusta. Cioè, fin dall'inizio. Uh, pensare che io lo sto facendo per dare un arricchimento al cane. Se io inizio in questo modo, è più facile arrivare a fare lo sport nel modo corretto. E questo è il discorso: attività, gioco, sport. Another question, Marco: so, do you think that dog enrichment can become a dog sport? O instead, maybe it's better to maintain it like a tool that we can use to. To improve the wellness, the psychological wellness of our dog. In considerazione a tutto quanto abbiamo detto fino adesso, il dog enrichment è il primo passo da compiere nella strada che può portare alla pratica di uno sporcinofilo, e allo stesso tempo si può intendere lo sporcinofilo come l'evoluzione del dog enrichment. Quindi io vedo dog enrichment e sporcinofilo. Come elementi di uno stesso insieme e che ha l'obiettivo del benessere del cane, ma anche del compagno umano. Ci sono mh, azioni di dog enrichment più semplici rispetto al dog enrichment sporcinofilo, che però non devono mai essere trascurati e tralasciati. L Errore che viene fatto spesso eh, con cani che. Mh, Praticano sporcinofili e la mancanza di equilibrio, quindi l'esasperazione di certi aspetti che sono caratteristici di quello sport e che va bene che sia così, ma eh, che dovrebbero essere equilibrati ed è l'umano che ha il dovere di, di farlo. Dovrebbero essere equilibrati da altri elementi. Quando si dice questo cane è schizzato perché fa questo sport, sì, dette in parole semplici, è proprio così, ma non è la pratica di quello sport che l'ha reso schizzato, è la mancanza di equilibrio, è la mancanza di eh, fornitura di altri tipi di arricchimento, di altri tipi di proposte, di altri tipi di attività che vanno a creare un equilibrio che siamo noi a dover dare spesso invece noi siamo eh, invece colpevoli di dare un forte disequilibrio. Giusto. Now it's the last question, so uh, what do you think that will be the, the evolution of the dog sports, canine sports? Fino a circa vent'anni fa eh, gli sport cinofili in generale non avevano una grande attenzione al benessere del cane, mh, bensì al risultato sportivo eh, ed erano focalizzati, eh, oppure erano focalizzati sulla selezione della razza. Eh, proprio con la nascita della Bidia, si è iniziato un modo diverso di fare e intendere lo sport con il proprio cane. Inconsapevolmente, secondo me, è nato attraverso lo sport fatto in questo modo: il dog enrichment, eh, un, un numero sempre maggiore di sporcinofili si è evoluto in tal senso, e tanti sporcini nuovi sono nati fin dall'inizio con il focus rivolto al benessere del cane e alla relazione fra il cane e l'umano. Io sono ottimista, mi sembra che si, si sia intrapresa la strada giusta che porta a dire una frase a me cara, non è sbagliato fare sport con il proprio cane, è sbagliato farlo nel modo sbagliato. E confido, sono sicuro. Che la pratica dello sport cinofilo diventerà sempre di più un elemento di eccellenza del dog enrichment. So I'd like to say thank you to Marco that he did this interview and I hope that he will return with us soon. Uh, in the meantime, if you wanna support us, subscribe to the channel, download the app, uh, we will have the daily really obedience basic course of Marco Chiaro in the app. So subscribe and we'll see you soon. Grazie a voi. Ciao a tutti.